Allora, noi proponiamo alla coalizione di centrodestra la candidatura a sindaco dell'amico Ancarano. Siamo consci e consapevoli che altri due partiti hanno tenuto una conferenza stampa presentando un candidato diverso senza concordare questa iniziativa con il resto della coalizione, né a livello locale, nemmeno a livello regionale, Enrico Aimi, coordinatore regionale, né a livello nazionale, Maurizio Gasparri, responsabile degli enti locali. Ravenna è un capoluogo di provincia, quindi nei comuni minori può anche capitare che ci sia una trattativa locale. L'Italia ha 8.000 comuni, non è che stiamo a discutere di tutto, però noi abbiamo un tavolo nazionale sui comuni superiori ai 15.000 abitanti, che sono circa 130 che vanno al voto. 4 o 5 sono devoluti ai vertici nazionali, Roma, Bologna, Napoli, Milano, quindi lo discuteranno nelle prossime ore Berlusconi, Meloni, Salvini, come è normale che sia. I comuni al di sotto dei 15.000 abitanti li esaminano sul territorio i dirigenti locali, spesso liste civiche, l'Italia ha anche comuni di 200, di 500, di 1.000 abitanti. Quelli sopra i 15 abitanti c'è un tavolo nazionale con i responsabili degli enti locali. Io sono quello che rappresenta Forza Italia. Non abbiamo trovato una intesa, ma devo dire di più, c'è stata una proposta anticipata di altri partiti. Noi non escludiamo nulla, però abbiamo una proposta che vogliamo sia esaminata, sia discussa, che ha pari dignità con le altre. Non è che noi diciamo prendere o lasciare, ma nemmeno prendere e lasciare, quindi noi abbiamo una nostra proposta. Dopodiché nelle prossime settimane, nei prossimi giorni si discuterà. Ravenna si voterà, come in tutta Italia, penso all'inizio di ottobre, c'è ancora qualche tempo, quindi la nostra è una proposta, perché non c'è stata una intesa, e poi vediamo se si arriverà a un momento di sintesi e di confronto. Aver anticipato la proposta non è stata una scelta, come dire, che ha favorito un dialogo. Noi quindi abbiamo una proposta che nella città è conosciuta, il nostro rappresentante nell'ambito degli enti locali, che ha anche esperienze in organismi europei, l'organismo del Comitato delle Regioni, dove sono presenti esponenti di comuni, province, regioni. L'amico Ancarani fa parte della delegazione del Partito Popolare Europeo, Forza Italia aderisce a livello europeo al PPE, e lui fa parte anche qui, una persona che ha un ruolo nel nostro partito. Quindi discutiamone e vediamo. Quindi la nostra è una proposta.